Ciao! Sì, assolutamente. Ciao amici miei, grandissimi! Allora, pettine a manetta, giochiamo a Stray il gatto. Allora, vediamo un attimo se va tutto bene la live. Stray il gatto. Aspetta che mettiamo il microfono qui così sentiamo tutti, perché c'è anche il grandissimo Zaneboy oggi con me. Amici, dopo facciamo la promozione del tuo canale quando entrano. Uella, Stream Element, Zaneboy TV, ciao! Twitch TV, Sound Alert, ciao amici, come state grandissimi? Oggi gioco particolare, Spectre or World of the Grands. Ok, abbassiamo perché va tutto bene. Vediamo se la chat è attiva. Perfetto. TTTV è il sito? Sì, Twitch TV, sì. Ah, Twitch TV, TTV. Fico. Ci sono le Ammazzano, raga. Sì, ci stanno cenando. Sì. Non facciamo vedere la marca dell'acqua. No. Non è sponsorizzata. Ok, condividiamo la live e partiamo immediatamente appena entrate, amici miei. Gioco io perché sì. Io perché amo i gattini. Sì, sì, sì. La nostra Mina sarà il nostro personaggio, vero Mina? No. Lascerà la poverina, è tutta sdraiata. Ciao, sonno. Ok. Attento, mo che sono tutti sotto il culetto. Facciamo un casino qua. Ok, ho inviato ai miei amici. Bravissimo. Carichiamo un telefono, aspettiamo un secondino solo che entrano. Oh, eccoli qui, ciao ragazzi, amici mitici, mitiche. Allora, dopo devi passarmi il tuo link però, così lo mando. Sì, quale? Del mio canale. Sì. L'invio io? Sì. Aspetta, vedi se te lo fa fare, perché in teoria le posso mettere solo io. Ciao ragazzi! Allora, annunciamo il mio nuovo canale. Sì. Allora ragazzi, mi sentite bene? Che spero. Allora, su YouTube mi cade qua, è troppo grande, è tuo. Vabbè, cerco di alzare la voce. Su YouTube ho fatto il mio canale, Zaneboy. Adesso invio il link. Se volete iscrivetevi, se no fa niente. Iscrivetevi amici miei, iscrivetevi al canale del grandissimo Zaneboy. Allora. Ho fatto anche il mio primo video, quindi guardatelo. Guardate il primo video. Ciao ragazzi, come state, mitici? Allora, ecco qua il link a cui piace. Ecco qua. No, link eliminato. Esatto, devi mandarlo a me. Ok. Solo io posso mettere il link. Lo invio su Discord. Sì. No, li vai su WhatsApp. Su WhatsApp? Sì, va bene. Va bene. Così poi lo salvo nei miei preferiti. Ecco qua. Ok, adesso Drums Mitico Ones invierà un link e voi mi scrivete. Ma è un link lungo, amore mio. Il mio è Marco Drums, è YouTube Marco Drums Games. E tu dovrebbe essere Marco Drums, non è questo il link. Lunghissimo. È così. Quando ho inviato il link ai miei amici ero... Ok. E questo qua è il link del mio canale. Se volete cliccate.
Penso che è un grandissimo piacere. Proviamo? Per cancellare. Sì. Bella ragazzi, cagnolini tutto spiano, gattini tutto spiano. Come state amici? Tutto bene? Oggi mega caldozzo. Lucas, amico mio, gatti a manetta, Lucas. Incredibile ragazzi, ma quel caldo fa, che caldo fa. Arriva anche il grandissimo Zane Boy, stasera lo portiamo. Lo portiamo in live insieme, amici. Ciao ragazzi! Come va? Come la va? Come la va? Filmato! Gattini! Chi saremo noi? Entrambi. Oh, sono tre, guarda. Eh sì, Quattro. Tutti fratelli, noi siamo questo. Questo? L'ultimo. Bello, praticamente. Si è alzato? Sì. Alto 2 metri. Miagola. Com'è? E non so, devi andare a triangolo. Ciao amici, come state ragazzi? Oh, gioca! Adesso gli tira una legnata. Guarda. Eh sì. Allora. Oh, vibra il controller facile. Però, Davvero? Vibra. Dalle carte. Pensa, bonk. Lo dagno il cuore. Vedi l'altro che lo fa? Va a lottare. È bellissimo, Lucas. Solo che non c'è dai X-Bucks. Vai, l'altro? Adesso gli tira la coda. No, l'ultimo lo butta giù. No, si fa leccare, guarda che bello. Adesso... Dovrei lo buttare. Allora, E penso proprio di sì, sai. Aspetta, dove passi? Oppure non è che devi andare lì a cucinare, no, devi andare lì a dormire. Ah, sì. Wow, ha fatto tantissimo in giornata, eh? Ciao ragazzi, ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Il gioco del miau. Del miau. Ciao player, grandissimo. Stasera Marco Trans Games porta un gioco spettacolare, Ugat. Col grandissimo Zane Boy. Ragazzi, iscrivetevi al suo canale che ho postato prima. Il link ve lo posto ancora perché Zane Boy ha fatto il suo canale, raga. Lucas e tutti. Questo è il canale del grandissimo. È mio figlio è Leonardo, il mitico Zane Boy. Adesso è diventato streamer anche lui, eh. Si è creato il canale YouTube e andate a seguirlo, ragazzi. Adesso è diventato un gattino. È diventato un gattuber. Attenzione con sto robo perché su e giù facciamo un casino col microfono. Perché il microfono si fa fa un po' di rumore. Ho smesso di piovere, ragazzi. Piacere Leonardo, grande player. Piacere gamer. Grande player. Ciao gamer. Io faccio sempre, dico sempre il nome. Sì, sì. No, grandissimo. Io voglio fare una referenza di una pubblicità. Dietro le mura. Dentro le mura. Minchia, in giallo non avevo neanche letto. Giallo sul verde. Daltonismo a manetta. Daltonismo. Ma dove sono questi gattozzoli? Qui sono strutture, sono tubi della fognazza. Tutti belli arrugginitozzi con dentro gli alberozzi. Va. Oh, in gamba, raga. Okay, questa è un'esclusiva PlayStation che è uscita oggi, ragazzi, al costo di 30 euro, ma se avete il PlayStation Extra o PlayStation Premium lo potete scaricare incluso nel vostro abbonamento, eh? Quindi gratis. Si scarica gratis, ma dovete pagare l'abbonamento. Guarda che carino. Sì. Bellissimo. Dai, vai avanti e non farti beggare che rimane papà cervello. No. Ti tolgo subito il joystick. Allora, per miagolare. Ciao ragazzi, ciao mitici. Sì, fa miau. Forse per chiamare gli altri gatti. Eh sì.
Bisogna capire dove bisogna andare e come si salta. Aspetta, è questo il tutorial. X. X. Oh, che bel gattozzo. Giga saltoni. Giga. Oh, corre. Non vale. Si zoom. Aspetta. Per vedere? Figo. Beh, no, 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 no. Stai già. Vai anche tu. Sì, si può fare... Ah, ah, si fa le unghie, raga. Vai. L2, R2, L2. L2, R2. Ma si può giocare multigiocatore? No. Madonna, sta spaccando l'albero. Fermati col triangolo. No, io faccio le unghie tantissimo. Magari c'è un trofeo, fatti le unghie per 100 ore. Per 24. Ah, 24. Play, 100 ore di unghie. Ciao ragazzi, grandissimi, mitici. Qua. Bisognerebbe andare di qua. Bisogna andare di qua. La pozza. La pozzanga. Ok, io bevo per 10 ore. Ok, dai. Fermati perché ho già finito di bere anch'io. Allora, si chiama Zane Boy, come ti chiami? Guarda, se clicchi sul link che ti posto adesso in questo momento ti dovrebbe portare direttamente. Prova a vedere se te lo fa fare. Zane Boy, come ti chiami? Zane Boy. Zane Boy e basta. Zane Boy. Clicca sul link, amico mio, e dovrebbe portarti direttamente. Per oggi ha fatto il primo video, ma farà anche altri video interessanti, eh? Sono dal telefono per il momento. Poi adesso dal telefono, dopo vediamo di streamare da Xbox o da PlayStation, andiamo? Ah. Devo correre? No, no, no. Si guarda dietro. Ah, sì. Troppo così di tasti, no, amore? Oh, grande Johnny Tubo. Johnny Tubo. Vai, X. Oh! Sì, YouTube. Ma tu non ce l'hai, scusa, anche quello... Quello Twitch. Perché non mi hai dato il link anche del Twitch? Basta, cliccano sul mio nome, ho scritto prima. A me non va YouTube. Ascoltami, c'è anche, scusa player, c'è anche YouTube. Scrivi ciao. Guarda, clicca sul nome adesso che scriverà ciao Zane Boy. Ha fatto GG. Ok, ha fatto GG. Eccolo qua, Zane Boy TV, TTV, ma con la col 3 al posto della E. Zan 3 Boy TTV. Ecco, da lì ti puoi scrivere tranquillamente che è Twitch. Grazie player, grandissimo. Ciao ragazzi, dai, non vedo le folle incredibili a vedere questo gioco stasera. Dove siete, amici miei? Guarda. Bello. Fai i... Bello! Oh! Eh? L2 per osservare. Sì, ve lo stavo fatto prima. Quindi le due travi, dai. Sì, è facile. Anche Olivia. Grazie player! Grandissimo! Sei iscritto al tuo canale, mio amore. Grazie. Ringrazio. Oh! No, adesso cadiamo. No, eh? Cadiamo. 100%. Ah, addio. Serio? No! Oh, ancora 4 zampe, no, eh? No! Amici, gatti! Ah. E adesso il gioco comincia che dobbiamo cercare i nostri compagni, i nostri amici, i nostri fratelli. Che botta! Andato nel secondo mondo, no, con questo botto, no, mamma mia, hanno 7 vite i gatti, adesso sì, un paio, 3 o 4 se le è fottute così questa caduta. Allora la prima botta, poi le altre 4 botte. Sì. Bellissime le ambientazioni, raga, Adesso mi rimane una vita, vedi come già picca. Ah, poverino, bella dove c'è quel carrello in fondo. Colpo di scena, amico mio, sì. Colpo di caspita, vento. colpo di coda. colpo di coda. No, si può andare, dai, vai avanti di là che è tipo. Ma cosa sta facendo? È morto. No!
Gacci che fu Wutzdas. Ah no, la scena. Ah, guardate. Penso che doveva andare dall'altra parte però. Però. Gatti che cosa? Uff dad. Cos'era quella lì? Non so, ratti non possono essere. Erano troppi rotondi. Oh, si è rialzato. Sì, nella fangazza. Nella fangazza. Minchia, si lava. Che bello che è in quella fangazza lì di schifosano. Cosa fa? È a posto. Cioè. Ah, è tornato. Non so picca più. Ah, fico. Guarda, quanto va bene. Non fare troppo veloce, non mi fa un po' il cervello. Vabbè, oh, è così. Così a visuale. Non so, devo giocare io, eh? Solo devo giocare io, se no vedere gli altri mi vado in pappa. Ho capito, devo girare visuale. Cosa fai piano. Così. Cioè. Troppo piano. Se dobbiamo scappare da qualcosa. Ma qual è lo scopo? Allora, lo scopo del gioco è usare un gatto. Giocare come gatto e aiutare dei robot più avanti. No, non puoi spoilerare. Giocare al gatto, la città morta. Noi dobbiamo impersonificare lo scopo del gioco. Lo scopo del gioco sarà arrivare, dopo il colpo di scena che abbiamo visto adesso, sarà quello di trovare i nostri amici gatti. Sì, potrebbe essere. Credo proprio di sì, sai amico mio? Credo, poi però. Forse sono o fratellini oppure gatti amici. Però. Vai avanti, mio amore. Sì, andati in drive, andati in drive, mi stai mettendo per la prova, ti dico la verità. Con la vista. Oh, amici grandissimi! Telecamera! Sono qua. X. Poi appena incontrerò i miei amici vi racconterò tutto. No, è proprio una città. Perché? Graficamente è spettacolare, raga. Città morta con le telecamere, è strano. È successo qualcosa. Funzionante, vabbè, le telecamere ci possono. È successo qualcosa. Andiamo avanti a scoprire. Lui salta solo sui tavolini, Sui tavolini. Vai avanti. No. Penso che sia open world, nel senso è molto. È una lingua strana. Only è normale, però quello fa solo in inglese. Ah, qua devi andare sui tubi perché sennò ce la fanga. Grafica help. Stupenda, hai ragione. Help, sì, c'è sì, scritto, sì, aiuto. Sì. Devo andare via. X. Ah, e qua c'è l'acido. Grafica stupenda. Sì. E anche credo a un certo punto, amico mio, che ci sia un emozionante. Mi sembra di aver capito più avanti. Sì. Adesso è solo. Mamma mia. Hai il modo di giocare di Fortnite, amore mio. Che è. Che fai destra e sinistra a manetta. Follow me gatto, là. Dentro il buco. È proprio una cosa, una città di gatti, raga. Guarda in giro. Perché c'è follow me gatto. Follow me gatto. Strano. Oh, secchiello? Secchiallozzo? Devo fare la spesa. C'è qualcosa che. Lì devi metterlo. Lì devi metterlo, penso. Dove esce fuori l'acqua? Dove esce fuori l'acqua? Ah. Ah, lì! Ho visto. Non esce qua. Dov'è che esce l'acquazza? Aspetta. Oh cacchiarola. Dai, mettilo giù dritto, gattino, gattello. Ok, bravo. Lo riempirà il secchiello o deve stare qui 2 ore e mezza? Non lo riempie.
Dobbiamo andare sopra. Sì, basta che fai così, che sto facendo io. No. Ho capito. Ciao amici e amiche, come state? Ecco qua, ma non si capisce chi sta giocando. Allora, sta giocando. Zane Boy. Mi spingo. Perché si spinge? Boh. Così, perché i gatti fanno cadere le cose. Non so se li dobbiamo far cadere tutti, però. Forse sì. Oppure li sto buttando via per poi ci boh. Serve. Ah, perché ce l'abbiamo buttata. No. Ah sì. Sta giocando Zane Boy, sta giocando Zane Boy. Ho solo preso in mano io un attimo per fargli vedere che deve fare più calmo le immagini, perché a me viene un po' da star male se va troppo veloce. Oh no, questo qua mi dà fastidio. Questa spacca. Questa spacca il vetro. Ecco. Grande. Grande Gibby. Gibbi il gatto. Follow me. Follow me, cat. Bello che... cos'è quella roba lì? Cosa sta facendo? L2. Ah, deve fare i peli. No, sto facendo le cose. Alla fine, non dimentichiamoci... Amici, che è un gatto, Forse ci dobbiamo arrampicare, ovviamente. Vai, forse bisogna farci la filatura. Di qua dobbiamo andare. Ah, sì, vabbè, pensavo che si doveva aprire qualcosa. No, è un gatto. Bevi. Ok, beviamo un pochino. Che forse non beviamo, moriamo. Ah, può essere. Oppure solo per i trofei. Bevi da tutte le ciotole, vai. Ok, vai. Battlefront 2, sì, al day one, amico mio, ma non ci gioco più da una vita. Perché no. La parte dei... che figata! Dei supereroi era sgravatissima quando ci giocavo io, e allora mi sono... Oh! E sono un robot! Ah, bello. Oh! Mi buttiamo giù tutto, tanto. Sono dei ratti strani. Sono ratti robotici, per quello sono rotondi. Che devono avere, credo, il motore e le zampette robotiche. Robot. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Ben arrivati. Oh! Gli ha dato una legnata in faccia. L'abbiamo spento. No, non l'abbiamo spento. Anche Olivia si è arrabbiata. Ciao Andrea! Questo gatto al Nürburgherino mi sa che va piano. Bella lì. Questo gatto al Nürburgherino mi sa che va piano. O forse va più veloce di me. Sicuramente più lento di te, amico mio, sul Nürburgherino. Sì, stasera ho dovuto per forza farla, Andrea, perché... Ciao Andrea, grandissimo. Non siamo ancora dentro tutti, ma questo gioco qua è veramente graficamente spettacolare. Poi è un Day One Edition, quindi porterò anche altri giochi oltre Formula 1, sì. Voglio portare anche i Day One Edition, ragazzi. C'era anche un gioco fighissimo su Series X che se riesco lo porto domani. Guarda. Ha preso tutti i 10, Oh no, boss? Battaglia. Orca, quante ore sono stato in live? Non mi ricordo come raccomando. Oddio. Hai followage, grande Andrea. Ok, dobbiamo tenere. Hai followage. Ci seguono. Orca! Sono cattivi! Non si può saltare, no? No. Mi detto che non salta. Però cerco per un mese, 7 giorni, 5 ore. Grande player, grazie mille. Il mitico Andrea non l'ho mica visto, sai, sinceramente. Non ci ho fatto caso. Stavo leggendo il followage. No. Watch time.
In realtà sarebbe watch time. Ah, watch time. E se fai watch time, cosa ti dice Andrea? Madonna! Corri gatto! Ma come 0 secondi a guardare, ma non è possibile! Dovresti impostarlo. Guarda, ho provato ieri sera Andrea con il mitico bruschetta a impostare i comandi. Allora, prova a scrivere Andrea, scusami, trattino quello lì, Discord. Vediamo se funziona, che l'ho impostato ieri sera con bruschetta. Che si chiama quello lì? La lineetta col puntino, come si chiama? È il divieto, diciamo. Sì, ma come si chiama? Quando scrivi il trattino con il punto. No, il punto esclamativo. Punto esclamativo disco. Ah, grande Andrea, vediamo. Non va un cazzo. Bello, grande, grande Stream Elements, grande Streamlabs, grande robot. Punto esclamativo compra. Vabbè. Sì, quello funziona perché funzionava già. Non funziona. Ma dobbiamo impostarlo. Devo andare a impostarlo. Allora, no. Ah, che barba sti bot. Lagga la live, oh mio dio, davvero? Ma come mai? Tu c'hai la live accesa? Spegnila. Non sta laggando. Lo so, boh, sarà. Ieri sera addirittura mi faceva. Vabbè, vai avanti. Ieri sera mi faceva. Oh. Allora, l'ho fermata da computer. In teoria. Ok, ho fermato la live da computer. Magari adesso migliora un attimino, eh. Perché io vedo sia la live da computer e. Oh! Grande gatto cat wood! Gatto legna. Ogni tanto. Ah, ok. A noi piccoli streamer credo che Twitch non dia banda piena, ti dico anche un po' di verità forse, però ringrazio Twitch che mi fa fare queste cose perché sennò non potrei neanche farle. E poi conta molto anche Andrea la connessione, devo dire che sto Sky Wi-Fi fino adesso non è che mi ha sorpreso, come dicevano dalla pubblicità, ti dico la verità. Sono una decina d'anni che sono cliente Sky, prima avevo Fastweb e sinceramente va uguale, quindi boh. Qui devo sperare, esatto amico mio, devo sperare che arrivi qualche buona impresa samaritana che mi mette giù la fibra reale, non... Oh, per miagolare? Ciao mio amore. Come faccio da qui uno sbeso? Ciao, c'è Andrea, c'è Player. Adesso vi guardo di là. Ciao amore. Ciao, ciao Vito. Buona bevanda. Si dice buona bevanda? Io alla 1000 con l'infostato mi trovo benissimo. Grazie. Guarda, mi fai dire una parolaccia, Andrea. Grazie al Pip. Grazie al Pip. Ci credo, 1000 giga. Io ho 84 mega quando va bene e una quarantina di app. Quindi calcola, amico mio, che se c'è Leonardo, Vittorio, Carla, mia mamma, io sono tutti collegati con internet. Però stasera no, quindi strano che... No, devi andare fuori, mi sa. Un attimo. Dammi. Aspetta. Di qua sto guardando in giro. Ma non è di qua che devi fare le cose. Esatto, devi andare su lì, sul filo. Ok. E guarda là, non possiamo. Fammi vedere, mia mamma. Aspetta. Allora, non si può andare sul filo? No. Cado. Allora, se mi agola fa vedere che bisogna andare di qua. Qui. O di qua. Là. Allora, secondo me invece bisogna fare così. Guardalo, ciao, patatine fritte, grandissimo. Allora, prima di tutto, patatine fritte, se non sei iscritto al canale, iscriviti immediatamente, grandissimo. Ciao, come stai?
Allora, se sei iscritto, grazie, perché io a volte non me le ricordo le cose, quindi se sei iscritto, grazie mille. Se non sei iscritto al canale e ti va di iscriverti, mi farebbe tanto tanto piacere, grandissimo. Allora, stiamo giocando al gioco The Cat of the Cat. Sì, sto seguendo da molto. Ah, ok, grandissimo, scusa. Patatine fritte, è bellissimo. Poi, tra l'altro, mi hai fatto venire una fame paurosa di patatine fritte e non ce le ho. Fai vedere? Ah, fa vedere le luci in fondo. Attento al microfono, mio amore. Allora ti verrà fame. Penso proprio di sì, amico mio. È come quando entra l'amico uomo tigre, che quando arriva dentro il mio cervello parte con la canzoncina. E quindi quando ti vedrò a te... Oh, oh mio Dio! Oh! Leo! Stai attento! C'è gli alberi... Ci sono le assi da ponte tutte sbregate lì dentro. Non puoi saltare sulle assi da qua. Riscatta baby. Allora, amico mio, si chiama Stray, è il gioco del gatto. Il gioco del gatto. È bellissimo, è un Dino One Edition perché è uscito oggi, Quindi, povero animale. È vero, di tutte ne sta passando sto povero gattino. È un gioco fighissimo, ha preso tutti i voti 10 su 10, tutti gli streamer lo stanno portando e quindi davvero è tanta roba, volevo portarlo anch'io perché ragazzi oltre a Gran Turismo, Formula 1, Assetto Corsa voglio anche portare dei One Edition, adesso voglio portare anche giochi Xbox. Se metto pettine verde... Fate tutte e due. ciao mamma. Ok, allora andiamo avanti. Mega bug. Il gatto in casseruola. Andiamo. Ho l'armatura mia. Bello. Bravo The Crew. Bellissimo. No, dai, questo è fighissimo, non era un bug, questa è una cosa veramente fighissima. No, sì, è un bug, però non è un bug brutto, è un bug bellissimo. Dai, il gatto in casseruola. Abbiamo comprato... Pierpaolo, mi associo categoricamente a Stray. Oh, grazie, ci voleva un gioco di gatto per il mitico Pierpaolo, amico mio, per associarti, Ma cos'è questa richiesta eroe? No, la richiesta eroe nel mitico è lasciala stare, era una cosa che era impostata e l'abbiamo lasciata, però sì, dovrò andare a toglierlo. Per esempio per dare un nome a qualcosa. Però. Sì, però anche con quel nome lì, patatine fritte, sì, è fighissimo. Allora, praticamente ha una grafica che spacca, ok? Graficamente spacca, il gameplay è fatto benissimo ed è anche Enigmi. Ciao amici, grandissimi amici e amiche di Twitch. Marco Drums Games, ma sta giocando il grandissimo Zareboy. Ciao Zareboy. Ciao. Allora ragazzi, io vi do il nome. Aspetta, mio amore. Amico mio, devo metterle sì, ma devo avere il tempo di farle. Devo avere il tempo di farle perché è tutta roba. È tutta roba che devo impostare lì, impostare il computer. Poi tra l'altro stavo facendo anche pettine verde. Oh, il pettine verde c'è, ragazzi. Stavo anche facendo i bot, stavo anche mettendo a posto i bot, è un casino. I sono più avanti. Oh, grande Pierpaolo, grande. Cosa sei? Un'oretta e mezza, mi hai detto, eh? Guarda qui! No! È una batteria? Tipo il filo. Oh, vediamo che cosa c'è in bocca. Oh, sì, è... Una batteria. Sì, è una batteria. Beh, io l'avrei portata dietro con te, no? Anche se non pettine grande, pettine bere ragazzi, pettine no, bere, pettine bere. Sì, no, se lo rimetti sì, penso sì, che rimetti, gira. Sì, eh. Gira. Però l'ho subito staccato. Sì, hai fatto partire un'altra volta il filmato. Vediamo se puoi. Sì, vedi che puoi andare sì, con la batteria. Adesso, sì, sì, sì. L'acchiappamento. No, ah no, vedi che l'ha mollato. L'acchiappamento, l'appartamento. L'appartamento. L'acchiappamento, questo gatto fa. Oh, fuma la siga. Oh, aspetta, ho fatto un trick perché l'ho lanciata addosso al computer che è passata lì in mezzo alla sedia. Oh, guarda che c'è la siga. Andiamo.
Birretta, una bella birretta, gatto birretta. Ok, il gatto gamer. Ho riscattato Baby, bravo, bravo, bravo amico mio. Guardate, è il famosissimo, è la famosissima evoluzione di un gatto gamer. Ah, grande raga. Ok, ha vinto un torneo questo gatto. Allora, vediamo un po', di qua. Vino, 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 sì. Se bevo il vino, vedi te. Oh, quante live vino. Faccio. Sono astemio. Bevo una birretta ogni tanto. Già con la birretta vado fuori. Questo gatto fa velocissimo, scusa, guarda. Ah! Vai. Ok. Finiamo, se no rompo il controller. Sì, infatti, poi ti rompo la testa. 70 euro di controller e poi non si trovano neanche. Ah, non è. Allora, è molto... è un gioco figo, ma è molto... lineare, eh? Bisogna trovare i... ha scritto WEM! Ed è giusto! Vedi, te l'ho detto, ha detto Zu che ha problemi di internet per quello... Ah, ok, ok. Grandissimo Zu di tutto. Salutamelo, salutamelo un botto. Ma stiamo scrivendo noi? Non penso che stai scrivendo, no, stai girecchiando. Io mi sto muovendo e stavo scrivendo altre lettere, guarda. Un giorno quando sarà. Vedi, infatti così non scrivo niente, io vado qua. Una sfida che nessuno riuscirà a fare. Ok, ok, allora, guarda, domani è mercoledì. Mercoledì facciamo o Gran Turismo o Formula 1. Allora, mai PS5? Io, assolutamente sì. Domani a che ora fai? Day one. Sempre alle 9, amore mio. Io non ci sono. Va bene. Sì, vabbè, non c'è problema. Oh, oh, batteria, batteria, tiralo via, prima che arrivi. No, va, sono io. Boom, hai visto, è caduto il libro. Oh, c'è una batteria anche là. Aspetta. Ai, ai, ai. Batteria tutto spiano. No, 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 no. Forse sì, forse codice sì. Codice binario, aspetta. No, riposiamo. No. Proviamo a togliere la batteria. No, che poi non potrai mai più metterla. No, basta fare così. Ah, ok. Perfetto. Cioè, vedi che devi metterla là, secondo me? Guarda. Ce n'è quattro che devi prenderle. Una. L'altra è sopra là. Sì. Ok, c'è la telecamera di sicurezza. Allora, questo gioco, raga, il gatto non parla. Il gatto fa miau, eh. Sentite? Quindi non c'è problematiche alcune di... Grande, patatine! Non c'è problematiche alcune di interrompere il filmato e l'audio di gioco. Il gatto fa miau e basta. Si mantiene da più vicino. Però questo okay. Gatto è troppo intelligente, ragazzi. È certo che siamo noi. È un gattozzo. Vabbè, devi guardare in alto. Okay. Beh, no, così in alto. Aspetta, zoomiamo. Infatti adesso anche Andrea è curioso. No, allora se c'è solo tre, bisogna trovare il modo di metterle. Là, là sopra. Ah sì, è là. Di qua. Certo, amico mio, ma non puoi di certo sì. Prendere e dire una cosa del genere senza poi dire che cos'è la sfida. Vai, fatto. Box, box, box. Passaggio box. Segreto. Box, box, box. Dai, patatine fritte, devi dircelo. Oh. Assolutamente. Space Invaders. Davvero? Eh sì, quello è Space Invaders. È il simbolino di... Sembra, insomma, il simbolino di... Holly. No. Holly è incavolata, col gatto. Allora, è un robot. Vabbè, vai con la X. Saltali in testa, magari succede qualcosa. Saltali in testa. Che c'è, Holly? Mamma? Non va. Una sfida? No, gli ho staccato la testa. Okenheim? Sì? Okenheim con una mano. E come faccio a... Cos'è che c'è? Come faccio a... a cambiare le marce? Cos'è? Non lo so. Vabbè, prendilo. Figo. Aspetta. Qui? No, io l'ho trovato qua sopra in una scatola. Okenheim. Io non... Oh, gatto scatola? Aspetta, aspetta qui.
raga. Bibione. No. Che cos'è Bibione? Bibione. Ti piace Bibione? Cioè, a sapere che cos'è Bibione magari gli piace. Spiegaci che cos'è Bibione, amico mio. O magari dicevi che pirla che sono. È un po' improbabile. Forse fare Oppenheim, amico mio. Oh, qua? Eh sì, che? Lì sul triangolo. Ah, che cazzo. Nürburgring, ah, Nürburgerino. Ah. Con una manina. E forse perché è abbastanza una cacata, è per quello che non l'ha mai fatto nessuno. possiamo farla, dai, domani la facciamo. Provo a fare il... Oh, patatine, no, devi già andare. Ciao, amico mio. Ciao. Il Nürburger quello lungo, credo che intenda la patatine, Andrea. Il Nürburger in lungo con una mano, con le marce. Sì, fattibile si può fare. Diciamo che non farai di certo 6 minuti e 30. B12. Ah, il nostro ora amico. Forse sarà il nostro... Guarda! Sarà il nostro amichetto. Con la K. Sì, bravo player. Exactly. Okay, a me non piace il mare, a me piace di più la montagna, ragazzi. Ho funzionato, sono libero, grazie. Quasi credo. Ah, c'è un che da. Quasi c'è ragazzi, c'è da morte. Delle telecamere. Ah, le telecamere. Un gatto nella città morta. Ricordo il mio nome. A quanto pare la mia memoria è danneggiata. Ok. Sono rimasto intrappolato nella rete elettrica per troppo tempo. Troppo tempo. So di aver lavorato per uno scienziato che viveva qui. Per adesso puoi chiamarmi B12. Così c'è scritto al mio esterno. Ci sto. A girarsi per la città morta è pericoloso, ma hai l'aria di uno che... Di uno? Che sa come gestirsi. Come gestirsi? Usciamo da qui, seguimi. Madonna ragazzi, c'è anche il zanzare. La chiave apre la porta, questo lo ricordo. Vabbè, almeno questo. Aspetta, penso io. E allora vai, ciclo. La chiave. Prendi la molto chiave. Bene. Grande. La batteria è già quasi scarica. Oh, orca, mia. E quindi? Vieni qui. La ricarichiamo. Questo dovrai indossarlo. Dai. Gran figata. Morto. Gli ha messo un cellulare. Forse lui si mette. Carica. Sì. Ma come cammina? È pesante. Ecco, vedi. Questo zaino è stato progettato per i piccoli quadrupedi come te. Lo trovi scomodo? Sì. Non preoccuparti, ti ci abituerai. No, Mina. Va bene che è un gioco di gatto, via. Via, tata. Adesso Mina via. Entra nel gioco. Via, tata, via. Via. Dai. Mina. Aspetta. Ho digitalizzato la chiave. Conservata nello zaino. Oh. Eccolo qua. Porti. Inventario. Perfetto. Ok, abbiamo un inventario adesso. Facile. Se un oggetto ti incuriosisce, puoi mostrarlo a me. Ok. O a chiunque altro, nel caso facessi un incontro. Ok. Adesso usciamo da questo appartamento. Ok. Ecco, adesso ci segue. Usciamo. Ah, vedi? Ah, lo fa lui. Sì. Usa il gesto quadrato. Grande. Adesso sì. Usare Madonna, mi ha spaccato gli occhi. Io amo i giochi con le torce. Li amo. Il codice sarà in quella stanza qui. Qua dentro. Sicuro. È questo che è. Eccolo lì. Cod. Devi buttare giù il barattolo. Sì. Allora, 3748. Vai. 3748. Okay. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissimi. 37. No. Non è. Però, dai. 3, con calma. 7. Avevo capito 5 e 8. Io. Mi ricordavo 5. 5. 8. Lo vedi? Pettine verde. Filbo! Grande amico mio!
TM, quella! Come stai, amico? C'è anche il grande Phil. Wow! Pettine verde di Phil. Eccolo qua. Bevi anche di Phil. Ciao! Bevo anche io. Ho perso il tappo. Phil, ho bevuto, ho mentre mi pettinavo, mentre perdevo il tappo, sono tre cose. Allora. CTM, mio figlio, è grandissimo Leonardo, Zane Boy. Mi raccomando di seguirlo, se volete, YouTube. Su YouTube ha creato il canale, eh? Ah, grande, grande. Wow, sì, sì. Che posto. È fortissimo Zane Boy. Eccolo qua, questo è il suo canale YouTube, ragazzi, seguitelo. Ciao a tutti, ciao Phil, grandissimo. E chiaramente scrivi Gigi o qualcosa su così ti seguono i nostri amici anche sul viola è questo Zane Boy TTV. Grazie TM, sei troppo mitico. Grazie. Anche qua su Twitch è Zane Boy TTV. Grandissimi ragazzi, gentilissimi come sempre. E andiamo avanti col giocozzo. Grazie TM. Andiamo avanti un po' per cambiare, ragazzi, facciamo il giocozzo del gatto oggi. Vai. Quell'ascensore laggiù credo sia importante. E beh, so per certo che dobbiamo salire. Oh. Io direi scendere. Salire sull'ascensore, che un ascensore è un secchio. Un secchio. L'ascensore. Chiamarlo ascensore, okay. È un po' una bestia. L'ascensore per quadrupedi. Sul secchio. Non sappiamo per quale motivazione sono tutti morti, eh? C'è rimasto solo un gatto. Perché... E qualche robot. Ok, c'è la torcia. Sì, abbiamo il robot torcia. Oh. Ricordo l'oltre. L'oltre. Ho la sensazione di esserci già stato. È da lì che provieni? Ho promesso a qualcuno che ci sarei andato, ma a chi? Questo. È a questa cartolina che si ispira il murale. Il murale. Prendiamola. Spera, prendiamo lì. Nuovo oggetto tenuto, cartolina. Perché ho questi ricordi? Come sono arrivato qui in piedi? Proseguiamo. Penso che dobbiamo... Nuovo ricordo recuperato. Dobbiamo recuperare i ricordi. Figo! Ah, ma è il robot che ci fa la torcia. Wow. È il robot torcia? Sì, guarda. Vedi? Figo. Adesso il robot è basso, no? Poi se faccio la torcia si alza. E quando giro si gira lui. Perché lui tiene la torcia. Okay. Anche bevi è scritto, eh? Mi far bere 100 volte, Phil. No. Non so se c'è la batteria per la torcia, quindi la tengo spinta. No, il bot non funziona, raga. Andiamo. Guarda! Si disattiva. Guarda! È tutto infetto! Oh my god! Sono parassiti, non sono ratti robotici. Ah. Sono parassiti. Ah. Oh no! Oh! C'è uno vivo! C'è una persona. I bassi fondi. Non è una persona, è un robot. Aia. Oh mio Dio. Secondo me non era da fare sta cosa, eh? No, dovevamo andare di qua. Ai. Corri. Ci uccidevano i parassiti, se no. Sì, no. Non corro. Di qua. Con la musica stanno arrivando i cattivoni. Aiuto, raga! Ah, ma qua c'è gente. Ci sono tanti robot. Big robot. Forse hanno paura di noi animali. Sì, hanno paura di... dei gattos. Dei gattis. Baby boss! Eccolo! Lo bevo anche io. Ho qua spegnito l'acqua. Ti dissoci categoricamente dal bere o... Oh, questo vuole fare a botte. Questo è il boss. Questo è... Adesso ti acceco con la torcia.
Questo è il... Ora vedi che tenero gattino? Perché è diventato gli occhi? Ora di trovare indizi e spartiti. Fico, fico. Aspetta. No, se gli vai vicino, secondo me... Presentati. Ah. Ah, la loro lingua, forse. Vabbè, direi proprio di sì. Si direbbe che abbiano un linguaggio tutto loro. Ah, allora come dice il mitico Pierpaolo... Tu non sei uno Zurk. No, no, sono bravi. Ah, ok, perfetto. Ciao Kevin, amico mio, il gioco del gatto. Adesso i robot vai. Avranno una possibilità. Sì, ma vai avanti. Sei il nostro villaggio. Purché non mangi nessuno di noi. Minchia, siete di metallo. Che è sta roba? Sta roba è una cosa bellissima. I voti più alti di tutti i giochi usciti fino adesso. A 10 su 10 da tutte le testate giornalistiche. È il gioco Dugat. The Cat. The Cat of the Back. Allora, si chiama Stray ed è un gioco Day One Edition uscito oggi, solo esclusiva PlayStation PC. E è veramente bello. Noi abbiamo perso i nostri amici gattini. Devi salire in alto. Ok. Ma va, ma mai nella vita. Questa è una cosa bruttissima che hai detto. È un gioco fichissimo, devi salire in alto, mio amore. No, no, basta parlare. No, basta, ti dice la stessa roba. Non è vero? Sì. Da sopra dobbiamo salire. Dobbiamo salire in alto. Beh, parla con gli altri, quello. Certo. Beh, adesso devi farti le unghiette. Perché, perché se tutti ci dobbiamo arrampicare. Eh sì, boh, basta. E loro dicono. Un'ora. Oh, vedi? Presentati. Ciao! Ma spavento. Ah. Pensavo che fosse uno Zurk. Fine. Mostra oggetto. Cartolina. Mostra il grado. Oh, molto carina. Mm-hmm. Basta, certo. Vai all'altra. Presentati. Questo è sul serio, potete prendere l'ascensore. Non l'ho mai visto in funzione e sì. Compio 374 anni domani. Sì, Phil, è per Plus Extra e Plus Premium. È compreso nell'abbonamento, è gratuito. Un sogno meraviglioso, peccato che sia solo un sogno. Credo che sia anche PS4, raga, non vorrei dirvi una stupidata. Io l'ho scaricato PS5 e non ho neanche guardato. Premium. Ma dovrebbe essere dentro anche nell'extra, Pierpaolo. Credo. Però non so. Perché andare fin lassù? Tanto non c'è niente. Credo che molto. Ah, ok, PS4, perfetto. Credo che anche extra, Pierpaolo, perché sono tutti quelli compresi nel Now, credo, Poi non lo so perché ho il premium, quindi ragazzi, quando vi do le informazioni ve le do da premium, quindi non so chi è meno. No, a sto punto andrei a giocare al simulatore del tagliaerba. Allora, Kevin, il simulatore del tagliaerba è bellissimo, anch'io premium. Il simulatore del tagliaerba è tanta roba fichissima, Non interrompere la sua meditazione. Ok, adesso si deve andare su, uomo. Però quello lì ci ha detto che su non c'è niente. Beh, noi dobbiamo andare su lo stesso. O comunque cercare in giro indizi. Parla con tutti. Questo devi salire in alto, vedi? Informato sul circolo. Sparmiamo il pettine. Sparmiamo. Allora, se mi fai perdere i capelli, Phil, mia moglie ti ammazza, Sarà il caso di mostrare. Guarda, facciamo con calma. Ogni volta che l'ho visto, a me è noioso. Lo ho visto, ma tu non devi andare a vederlo dagli altri, cazzo, Kevin, devi venire a vedere la Marco Drums Games. Vai avanti, tanto lo leggono i ragazzi. Non ho detto niente di più. Io. Spartiti per il pianoforte e racconti dei robot, bisogna cercare. Ok. Vabbè, dai, vai. Sto parlando. Vai avanti. Vai anche di lì, cerca. Cerca giù di lì, poi vai sopra. Mo, non devi parlarci ancora con quello lì, basta. No, sto parlando. Se vai di lì fa così? Se vai giù? Sì, sto così. Ok, allora vai via da qua perché non è. Ok. Bisogna. Beh, Kevin, neanche quello delle api. Non puoi andare di qui, amo. Devi andare su. Dall'altra parte. Quando te lo chiedo, dammelo senza che devo dirlo tre volte.
Sulle case dovete salire. Sulle casette, fuori? Fico. Elicottero. Allora, elicottero, ragazzi. Allora, continua a dire sta cazzulata, eh. Sì, ma ho capito. Allora, quel tipo sembra ben informato, Pierpaolo. Devo andare a parlare con lui, penso. Perché non ci fa fare altro. Una cartolina. Allora, quel tipo sarà questo. Ridicolo. L'ascensore non ha funzionato, saranno tutti. Sarà scomparso, se sì, no. Neon arancione. Ok, ce l'aveva fatto vedere prima sta roba? No. Allora bisogna venire qui. Non esitare a chiamarmi, ma sì, ho capito, Ciccio. Fai, stai calmo, grande Johnny. Johnny Cash. Devi fargli fare le cose, se no non ti va avanti, capito? Ciao amici, amiche di Twitch, grandissimi. È un gioco di gatto, Kevin. Cosa, che senso dovrebbe avere? È un bel gioco di gatto. Tra l'altro ha preso voti fantastici. Meglio di tantissimi altri giochi, eh? Credo che dovrai andare dal tipo di là, forse. È lì. Oh. Allora devi fare il giro, di là. Magari devi parlare, presentati. Non infastidire, vapora. Molto ok. Diverso. Vattene allora. No, dovrei tornare indietro, mio amore. No, di là. No, sali, io non sono di là e salire su. Devi guardarti in giro, guarda sopra, devi salire sopra. Ok, perfetto, bravissimo. Forse devi parlare con l'altro con il coglionazzo che c'è di lì. raga. Vediamo se questo qua si può infastidire o ci sta. C'è anche un triangolo. Quindi se mette sempre lo stesso barattolo. È vero. Vediamo. Sì, è lo stesso. Ah, gli diamo fastidio. No! Lo abbiamo... Infastidito! Porca loca! Adesso lo licenziano! No! Ops! l'abbiamo fatto licenziare, va bene. Andiamo su. Adesso andiamo, Pierre. È là sopra, ma c'è una carrucola, penso, vedi? E non si può salire. Dovrei andare là in fondo. Questo? Ciao. Mica questo sta dormendo, poverino. Buongiorno, voglio vedere il cielo, quello vero. Ok. Mostra l'oggetto. No, così non si sente niente. O parli forte ad alta voce o non parlare. Eh sì. Oh, cosa fa? No, davvero? Grande gattonzo! Vai di lì? Cosa fa qua? No! Non dirmi che esce giù. Oh! Grande, energizzante. Energizer. No, il gatto frigo. Telecomando. Tac 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 tac. Ecco che cambia te. Vai, cambia ancora. Oh. Questo?
Questo è bello. Breaking news. Andiamo, andiamo, andiamo. No, farà sempre le stesse cose. Magari c'è un trofeo, premi 37 volte il telecomando. Oh mio Dio, c'è anche le zanzare. Ma che bel colosso. Oh my God, guarda che... Vedi che ho... L'ora degli annunci, l'ora degli annunci. Ragazzi, ho comprato God of War Ragnarok e lo porterò in Day One Edition a novembre su Marco Drans Games Channel. Hai visto, Phil? Grande annuncio. Grande annuncio. Poi voglio portare, te ne do un'altra, guarda, te ne regalo un altro di ora degli annunci, Phil. Volevo portare anche i giochi della Xbox e fare una rubrica. Scegli il gioco della Xbox. Ti piace? Scegliete voi che gioco giocare. Tanto io ho 5 tera installati. Ho trovato la chiave della tua cassaforte. Ti conviene starci più attento. Wow! Dentro un mucchio di libri. Non è sufficiente. Just la bibliotecaria. Bibliotecaria. Parla più veloce, più alto. Mo. Io non prenderò questo gioco solo perché mi stanno antipatici i gatti. Ora si inizia a giocare. Oh, ti stanno antipatici i gatti, amico mio. Perché, poverini? Traduci. L'intelligenza artificiale è molto carino. La creatività di un vero umano. Volume 42. 42. E qui si fa sul piano. Prendi, prendi. Spartito. Un gioco da guardare. Sì. Infatti ho voluto portarlo immediatamente sul Viola. Lo spartito l'abbiamo preso. Grande, grande Pier. L'ho voluto prendere lo spartitozzo perché me l'ha detto l'amico Pierpaolo. No, non volevo dire quello, però fa niente, ho detto questo. No, dico che è un bellissimo gioco di... Madonna, Leo, mi stai facendo venire i nervi, vai. Dai, dammelo a me se devi farti le cose. Allora, qui l'hai già fatto. Devo giocare anch'io un pelino, eh. Ok, vai su da lì. Allora, diceva che c'è da andare su, eh. Vai su, su quella pila. Bisogna salire. Diceva che c'era qualcosa al 42esimo. Ah, basta, è finito qui. Oh, guarda qui. La scassa sportes. My God. Prendi taccuino. Un strano taccuino con sopra un simbolo. Sembra appartenere a un certo doc. La ricerca è sembrato lo spazio. È un potente lampadina Wii. Con questo dovremo riuscire a respingere gli Zurg durante la nostra fuga. Il tentativo è stato esplosivo, forse dovrei collaudarlo sul campo. Non ho idea di cosa significhi, ma potrebbe tornarci utile in seguito. Vabbè. Dovremmo andare da quel momo di cui parlava il guardiano. Andiamo, andiamo. Non si può prendere statuette, no? No. Andiamo, 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 andiamo dal momo. Quindi penso che... Non la trovavi la cassaforte, Pier? Penso che dobbiamo uscire. Penso che sarà un trofeo, credo, la cassaforte. Trova la cassaforte, è un trofeo, ma senz'altro, credo almeno. O tu trova tutte le cassaforti, no, di lì. Di lì. Non è un collezionabile, credo proprio di sì, eh. No, 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 devi dar dietro. Dammi. No, non si può andare. Sopra il tetto là, da, no. Da là. Non penso. Non pensi, provo a farlo. Ok, adesso vai sopra il tettuccio. Sopra il tettuccio. No, aspetta. Arriva l'insegna arancione. Eh sì. Non fa niente. Ok, girati. Se vado qua. Dammi, girati. Lì. Schiaccia X.
se ce la fa. Tubo? No, sul tubo non riesce ad arrampicarsi su un tubo. Ah, bisogna andare alla cosa arancione. Posso andare dall'altra parte? No. No, niente. Aspetta, forse c'è un'altra strada. Di là. Vedi quella così nella carrucola? Sì. Io avevo visto un'altra carrucola prima. E quel tipo lì? Cosa ci fa lì? Tu mi avevi detto io avevo visto una carrucola, tu mi avevi detto di andare dall'altra parte. Ok. Ciao. Oh, hey, sei tu? Sei minuscolo e strambo. Eppure hai un non so che. Non so. C'è qualcosa che mi spinge ad accarezzarti, ma non lo farò perché non ne capisco il motivo. No. No, no. Niente. Cartolina. La superficie. Oh. È un argomento molto delicato da queste parti. Alcuni di noi possiedono un codice in grado di affermare il concetto. Altri sanno dell'esistenza dell'oltre, ma sono troppo rassegnati per agire. Si parla più veloce, più alto. E poi ci sono oltreggiosi, puoi immaginare il loro stato d'animo? Beh, ormai è rimasto solo un uomo. Ok, via, parte. Ok, allora a me sembra colorato, graficamente fighissimo, mi sembra anche come gameplay molto bello, e la storia mi sta prendendo, nel senso che giocare nei panni di un gatto non l'avevo mai fatto, quindi secondo me è anche una bella idea proprio creativa. Poi secondo me più avanti magari può anche dare qualcosa di emotivo, ecco, una qualche cosa in particolare di... e poi è anche un puzzle game. Sì, ma non è su di là. Ciao Gianmarco, è dietro. Potrebbe essere. No, no, troppo lontano. Uno è quella carrucola che va su là. Schiaccia il cerchio che miagola, che ti fa vedere cerchio. Sto facendo, ma ancora non riuscite ad arrivare su all'insegna. No, dai, ma un secondo. Allora, ciao Gianmarco, amico mio! Allora, questo è un gioco Day One Edition che è uscito oggi, è grandissimo, e è un gioco del cat. È un gioco del gatto, è un gioco del gatto. I giochi del gatto sono fighi. Allora, qui serve per andare giù, senza morire. Noi dobbiamo andare là sopra. Gioco del cat. Allora, se io vado di qua, scusami un attimo, gattino bello. Perché non mi vai? Ok. Il gioco del cat. Bella lì, raga. Allora, Gianmarco, è un gioco molto bello, secondo me. Stavo dicendo prima all'amico Pierpaolo che... Oh mio Dio, è un gioco di robot, gatti e morte e desolazione per l'essere umano. Quindi è qualcosa già di strafico. Sembra una papera quella che c'è dietro, che c'è il robottino sopra di lui. Il gatto ha quella specie di robot perché c'è dentro un robottino che lui può parlare con le persone. Non funzionerà mai. Ah, è Momo. Ah, è Momo. Perché li ho lasciati partire, adesso sono tutto solo. Oh. Ehi, tu cosa vuoi? Una foto dell'oltre? È lì che vuoi andare. In tal caso non disturbarti, è una perdita di tempo. Non porta altro che solitudine e disperazione. I miei amici covavano il tuo stesso sogno. Adesso loro scomparsi e io rimasto da solo. Non so dove sono finiti, ho provato a contattarli, ma quel di trasmettitore non funziona. Vai, quadrato. I miei amici ci tenevano una zona di ricerca sull'oltre. Tieni, prendi il mio se hai tutta questa voglia di andarci. Guardato. Il taccuino di Momo. Ok, vai, cerchio. Via. Non perdiamo tempo. Momo sembra molto triste, gli mancano i suoi amici. Diamo uno sguardo al taccuino che ci ha dato. Ok, no, che Momo. Sembra il nome di Momo sia stato. Credo. Non dovremmo trovare gli altri taccuini.
ora di trovare gli altri appartamenti con un simbolo blu. Ah, questi qua, traduci, traduci. Oltreggiosi. Fabuloso. Favoloso. La palla! La radio! Bravo, vedi che è brutta quella musica lì. Traduci, traduci. Vado a riposare un po', domani ti trovo. Assolutamente sì, Andrea, domani andiamo con Gran Turismo 7. Stasera è stata una variazione al tema, ma doverosa, doverosa. Oh! Ah, ma si indossa. Ah, vedi? Io vado dall'altra parte, però lui non vede niente, quindi... E come facciamo a togliere adesso? Ma va al contrario? Eh sì, non... Oddio, va al contrario. Ah. Ok. Ok, andiamo al vede. Contrario, quindi così. Allora, noi siamo arrivati da dove? Cos'è quella roba di triangolo? Ah, pare. Chissà se c'è un trofeo o qualcosa, Pierpaolo, per sta roba. Ciao Andrea, amico mio, buonanotte. Partito numero uno di oggi. Wow. No, catalizzante, okay. Domani ragazzi. Ok, ok, amico mio, grazie, grazie di essere passato. Ci vediamo domani sera con il GT. Indaga, indaga. Indagiamus. Indagiamus Prime. Oh. Back Home 2, ricordo questo. Sono stato creato poco prima della sua uscita, mi pare. Non ricordo esattamente. Con lo scienziato passavamo molto tempo a giocarci. Era divertente, mi manca. Era un gioco, mi sa. Perché non riesco a ricordare il nome? I ricordi del robottino. Figo! Scusa, nasconde sotto il letto. Sì. Però mi sa che devi cercare le cose del robottino adesso. Salta sopra. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Allora, se... Spartiti, taccuini, ricordi. Ok, qua sembra che... Non c'è niente. Fammi vedere un secondo, mo. Il simbolo del muro corrisponde a quello del taccuino. Ah, ok. Terra, Terra è il terzo pianeta più vicino al Sole e il quinto in ordine di massa dietro il Sistema Solare. Ad oggi trattati l'unico corpo celeste in grado di ospitare la vita. Stando alla radio medica, la Terra a 4,54 miliardi di anni possiede solo un satellite naturale, la Luna. L'interazione gravitazionale con la Luna genera la marea, stabilizza l'asse terrestre e ne riduce gradualmente la velocità di rotazione. Grande! Allora, dobbiamo cercare... Così in giro con calma. Questo. Pensavo che era un altro lì. Ok, nulla. Gatto bello. Allora andiamo, ce ne andiamo. Ok, qua fa così, che l'abbiamo già fatto. Quindi frega niente. Qui siamo già saliti. Absolutely. Andiamo scene. Andiamo scene. Allora, tutti i cosi con. Allora, quello e poi che altro c'è? Anche quello là, credo.
Siamo andati prima che non avevamo le informazioni, quindi è come se non ci siamo andati. Vedi che c'è. No, ma qua era la biblioteca. Una biblioteca. Traduci questo, non l'abbiamo tradotto. Intelligenza artificiale. Ah sì, questo sì. Quindi la biblioteca ce ne possiamo andare. Perché c'è un simbolino lì? C'è un simbolino qua. Ah, eccolo qua. Ah. Si fa una dormitazza, hai visto il gatto osso? Miau, miau, miau. C'era da farsi una bella dormitazza, eh? Allora, andiamo un attimo. Corriamo. Scoriamo le mani. Allora, bisogna andare di qua. Allora, dov'è che è il simbolozzo? Wow, come salta un gatto bau bau. Ok, quindi non è di certo qua. Cosa si fa, le unghie? Pina lampa. Ma se fai veloce si ferma da solo, quindi bisognerà fare così. No, col triangolo si ferma. No, devi far veloce e poi è andato via. Vai. Non c'è più. Dopo proviamo gli altri, eh? Allora, qui. Porca loca. Aspetta che qua devo... Oh. Spartito 2 di 8. Spartito 2 di 8. Wow, baby. No. Ste zanzare, raga. Chi è che ha lasciato aperta la porta oggi? Cazzarola. No, adesso è chiuso. Ok. Dina, lampadina. Prendi dell'acqua, amore mio, per piacere. Anche frizzante, se vuoi. Eh sì, era metà. Era metà quella che ho preso, l'ho finita. Allora. Oh, cos'è che ha preso? Ottimo lavoro, un altro taccuigno. Sembra appartenere a una certa Clementina. Si tratta di trovare un luogo chiamato Infracittà, che a quanto pare è sottoposto a qualche regime. Prima ho parlato con Momo, i suoi occhi, conosco quello sguardo, non verrà con noi. Babbo. Si può andare sul suo computer che lo incasino o no? No. Beviamo un po' di acquina frizzantella, raga. Grande 6 di 8. Mica eravamo a 2. Questo è lo 6 di 8. Si vede che non è che li conta 1, 2, 3. Ti di questo era il sesto. Abbiamo già preso tutto? Sì. Fai cadere qualcosa lì. Non si può far cadere? No? Vabbè, niente. Volevo farlo cadere. Ok, adesso bisogna andare al prossimo. Secondo me bisogna entrare un po' dappertutto, eh.
ma stai guardando una grafica, una vista sbagliata. Per chiedere aiuto a B1. Più in alto. Sto guardando in alto, ma è tutto in basso. No. Beh, più indietro? No, più indietro. Adesso guardi su, ok. No, 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 assolutamente no. Ci vediamo un attimo dove andare. Allora. Ok. Allora, qua siamo appena entrati. Giustus. Allora, qua c'era quel tipo lì che non... rumore alla porta, ma alla fine della fiera non ha aperto. Interessante. Miau. Allora, là siamo entrati. Lì non siamo entrati, ma non credo che c'è niente. Lì siamo entrati. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? E ragazze. Non suona lo strumento. Taccuino. Gli oltraggiosi. Vivono a piano in alte e quasi probabilmente puoi approfondire l'argomento con Momo. Ok, grande, non serve a nulla. Abbiamo trovato tre taccuini. Un altro abbiamo finito. Ciao amici di Twitch. Come state ragazzi? Il mega gioco di gattini. Allora, da lui era Momo. E quindi bisogna andare di là. Dai. C'è un simbolozzo paura. È grandissimo. Ok, allora secondo me bisogna fare così. Si chiama Stray, sì. Qualcuno l'ha detto. No, non l'ho visto. Sì, sì, Stray ragazzi. Si chiama Stray ed è uscito oggi, Day One Edition, molto molto bello. Graficamente, a livello proprio di gameplay e a livello anche di gioco proprio. È anche bello impegnativo. Non si capisce più che giochi di poter portare a livello energetica a uso ventilatore. Ok. Ok. Ah, hai visto? Grande gattonzo. Che bordello che fa. Ma poi è poi tutto pieno di lattine. Le foto con loro, fortissimo. Bevi. Il bere secondo me bisogna fermarlo, non è attinente con nulla, ok. Ciao ragazzi, come state? Come va? Gioco molto bello oggi, Stray.
non riesco a capire perché non viene dentro nessuno con Stray. Vabbè. Non credo. Ma qui ricorda lui. Sì. C'è in giro roba per tutta la città, eh. Situazioni disperate fare arte, eh? Ecco un altro ricordo, bello. Però io non credo che andare giù sia la soluzione. E siamo tornati fuori. E che cacchio. Non credo che è la cosa giusta. Cioè, qua ci dovrebbe essere l'altro spartito. Io l'altro spartito non lo trovo. Questo va giù solo, eh. Boh. Sì, lui mi dice che bisogna trovarlo in alto. Non capisco. Là ho visto un ricordo. Stampa comincia. Andiamo. Sembra che essi un povero disgraziato verso la giunta del piano sopra, ricco di interfaccia lassù, lontano dalla spazzatura e dall'aria malsana di bassi fondi. Persino all'apice della catastrofe gli umani non potevano fare a meno di distinguersi da classi sociali. All'epoca molti abitanti di bassi fondi erano disposti a tutto, pur di trasferirsi lassù. Sembra che il robot abbia replicato questa prospettiva. Oh! C'è una zanzara roga che sta veramente esagerando. Pettine, grande, eh? Vedi però Pierpaolo, gioco bellissimo, secondo me puzzle game molto molto interessante, però non piace. Però non piace, vedi che entra pochissima gente, amico mio. Boh. Tra l'altro non riesco neanche a trovare, Pierpaolo, l'altro robo. Tu sapresti darmi una mano in tal senso? Che qua sono già entrato io. Purtroppo a volte la qualità dei game non ripaga. Sì,
sono un po' sconsolato, ti dico la verità. Non troppo complesso, sì, sì. No, a parte sto coso qua che non riesco a trovarlo da nessuna parte. Oh, vado. Carino come titolo, sì, sì, molto. Sopra non ci vedo nulla. Questo qui è arrabbiato. Beh. Perché poi ci sono tutti i ricordi dei robot, tra l'altro, del robot. Robots. Cioè io non li vedo qua. Ma scusa, qua siamo già entrati e io non credo che bisogna rientrare ancora. È un po' al mare. Cioè, perché... che questa è la libreria e la libreria l'abbiamo già fatta, non credo che ci siano altre cose da fare in libreria, in library. Cioè, almeno per questo non hanno incasinato tantissimo le cose. Vabbè. E salta giù, gattino. Devo andare da Momo, forse? Riandiamo da Momo? Io quell'altro... Allora, la tipa lì sono già andato. Non penso... Sto sbagliando o comunque non sto entrando in un qualche posto... che un po' magari si vede e un po' magari non si vede. Mi sono assolutamente perso, sì. Mi sono assolutamente perso, Pierpaolo. Perché lui mi diceva di andare nei posti lì con quella croce. Io ci sono andato dentro lì. Però non mi dà nulla. Giù non si può andare perché il gioco ha detto giù di no. Sì, infatti in questi giochi tipo puzzle game mi perdo ogni tanto, eh. Comunque la cosa stranissima è che non entra gente, non entra praticamente più nessuno a guardare la live e la cosa non è bella. Ne manca uno se non sbaglio. Sì. Ne manca proprio uno, però non riesco a capire dove devo andare. Sto riandando da Momo qui, ma non credo proprio. Magari che ho dimenticato qualcosa. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Eh sì, è proprio vero. È proprio vero. Bisogna andare sempre con quei 3-4 giochi lì. Sì. Purtroppo sì, per Paolo, vedi, perché a volte si è un po'... Porca puzzola, mi è caduto il joystick, porca puzzola. Si va sempre dei soliti giochi. Ok, taccuini, eh. No, niente, qua non ci siamo. Si va sempre di quei 2-3 giochi e si porta sempre fino alla nausea. Sempre le stesse cose.
Però vabbè, non è che mi interessa, se voglio fare una cosa la faccio, però un po' mi dispiace, ti dico la verità. Ok. Allora, io devo andare qua, ma se io vado lì non c'è comunque il taccuino. Ed è l'unico posto, secondo me, dove ci può essere un taccuino, secondo me. No. Magari sbaglio. Perché sei saltato giù, scemo di un gatto? Cioè, vedi, lui va lì e mi butta fuori. Praticamente sì, diciamo che lo faccio a metà, ecco, dai, per Paolo, un po' mi adeguo, un po' si adeguano loro. Però sì, praticamente sì. E poi uno, se lo deve fare di mestiere, mi vengono a dire che decide lui, fa quello che vuole. Non è vero, non è vero. Allora, il gatto, secondo me c'è qualcosa qua che non riesco a capirlo. Esatto. Così dovrebbe essere. Così dovrebbe essere, amico mio. La realtà invece è un po' diversa. Ma porca cipolla. Sto gattino dentro nel coso qua, nella lavaciuga. Vedi, entrano e escono subito. Io non riesco a capire dove cacchio devo andare. Ok, qua abbiamo beccato il ricordo del pollo là. E vabbè. Non credo che bisogna andare di qua. Per cercare il taccuino dobbiamo andare sopra, però. Però questo non l'avevo mai visto. Sono un musicista a corto di canzoni. Assunto vagamente importante. Questa è stata composta da un rinomato algoritmo. Dai, guarda! Dai. Eh sì. Sì, beh, ma non mi interessa molto, ti dico la verità. Alle 11 stacco comunque. Cioè, bisogna procurare tutti gli spartiti. Oh no, va tutto storto. Va tutto storto con una busta. Va tutto storto, al contrario. Dai, tira sulla via sta busta. Cioè, sul foglio vietato dalla proliferazione di Zurg, restate sicuro. Ok, ci sto. X. Allora, era la canzone numero 7, eh? Secondo me bisogna fargliele cantare tutte. Petite false. Sembra forte, stai a sentire, vai! È un folk questo qua.
Bello, bello, mi è piaciuto. Questo è un'opera d'arte nel capolavoro del gioco, eh? Il robot che ti canta le canzoncine, bellissima. Grande Johnny, basta Johnny Cash. Carina, ma ero tu, cazzo. Per Paolo. Carina, bellina, ma è rotto. Bella, grande, grande Johnny. Allora, praticamente man mano che glieli do gli spartiti, ballata del robot solitario. Ascoltiamo, vai Johnny. Mi sono perso in questo gioco qua, mi manca un taccuino, sono qui a suonare con i robot. Yeah, non mi è piaciuto tanto Johnny, ma fammi l'ultima. Taccuino, spartito. Bella Gani, calma e olio freddo. Ci vuole calma e olio freddo. Siamo? Mi è piaciuto tantissimo suonare con robot. Grazie Johnny. Sei bello. La canzone dura un po' troppo per i miei gusti. Grande Johnny. Bravo Johnny. Bravo. Music Chains. The Music Chains. Questo mi dice qualcosa adesso oppure? Ok, niente, questo mi dice sempre la stessa roba. Mi sono un po' perso. In effetti un po' ci assomiglio, uno Zurk. Carino. Ah, tutti conoscono quel simbolo. Ah, è sempre quello che addisce. Oh. Traduci.
Ok. Stessa identica roba. Traduci gatto che non si capisce un cacchio. Ciao. La nonna. Ciao nonna. Questi parlano in robottese. Che bellino. La bottega della nonna. La bottega della nonna. Presentati nonna. 460 di scarpe, traguardo. Se mi portassi dei cavi elettrici potrei farti un ciondolo. Ok, cavi elettrici, eh. Ah, ci sono anche altre cose da fare, raga, eh. Fico. Ma io vi dico una cosa, come fa la gente a finire tutto in pochissimo tempo che io mi sono perso? Vabbè. Magari senza perdersi uno magari ci mette un po' meno. Assolutamente sì. Hai ragione, Gianni. Hai ragione, Gianni. Qui secondo me c'è la pizza. Però. Ecco, spacchetto, Gianni. Ah, sì. Vedi, cerca lo spartito lui. Ciao, tutto pulito. Qua mi sembra di non essere mai entrato, eh. Questo sta tutto il giorno a pulire il fuori, perché in teoria non c'è nessuno che viene a comprare nulla. Eh sì, ci sta. Pensavo di trovare i cavi elettrici, invece no. Vabbè. Ciao ragazzi e ragazze, mitici, facciamo, sto facendo il detersivo, ah. E se io ti darei un po' di detersivo? Ah. C'è chi pagherebbe profumatamente, vediamo un attimo. Allora, la città è molto bella, eh? Ecco, ogni tanto se non punti dalla parte giusta. Ok, io devo andare sopra ancora un'altra volta. So più dove andare sinceramente. Allora qui sarebbe entrare dentro e andare qui, sta porta.
non apre, vedi? Non apre, non spacca. Oh, ma dai, era qui sotto i cassoni. Mezz'ora. Servizio trasmettitore. Momo con la riparazione. Ok. Andiamo. Ma dai, Abeddu, era sotto, nascosto in mezzo ai cassoni. Io quando li avrei presi, se non ritornavo dentro una scappata adesso. Vabbè. Tra l'altro gli spartiti non ne ho trovati più in giro, eh? Gli spartiti potevamo andare a farci ancora qualche bella canzoncina insieme al nostro amico. Ciao ragazzi, ragazze, come state? Mitici. Andiamo a fare questo al nostro amico Momo e ci vediamo domani sera con Gran Turismo 7 ore 21. Era... ma non c'è più nessuno. No, in realtà non... allora, apparteneva a Doc Facilino Elettrico, compagnia... in realtà non c'è stato nessuno tutta sera, amico mio. Storico strategiato. Appunti di Clementina. Purtroppo non va a nulla. Il trasmettitore, vai a ripararlo, si vede la differenza tra che amico mio. No, è perché la gente vuole sempre gli stessi giochi. E probabilmente staranno streamando questo gioco tutti gli streamer più grandi, quindi è difficile, però sinceramente è stata ricevuta un punto piano, dovremmo poter comunicare con l'intera città. Ma devi capire anche che dopo un po' GT7 e Formula 1 sempre gli stessi rompono, eh? E allora bisogna anche poter cambiare, sinceramente. Però se non è Fortnite, se non è COD, se non è GT, Formula 1 o Assetto Corsa, sì, ma non si può neanche giocare solo giochi di corsa, non può funzionare così. È un gioco talmente bello che è quasi assurdo. Guarda. Per fortuna non seguono. È quello. Non si sa più cosa fare, sinceramente.
È un periodo di caldo anche, quindi devi calcolare che tanti non ci sono proprio. Quindi se tanti non ci sono, che sono al lago, al mare. Ciao ragazzi, mitici! Stray, gioco veramente bellissimo, è uscito fuori oggi, Day One Edition, e lo portiamo sul canalozzo di Marco Drums Games, di sul viola, Ah, qui è un ricordo del... Allora, per farvela breve, il gatto si è svegliato insieme ai suoi amici o ai suoi parenti, i suoi familiari. Esatto. E praticamente a un certo punto su un punto è caduto. Player grandissimo! A un certo punto è caduto e ha perso i suoi amigos. E adesso stiamo cercando di tornare da loro. Ecco, lo scopo del gioco praticamente è questo. Cosa mi sono perso? Oh, no, niente, praticamente sono andato in certi punti, amico mio, che perché mi sono perso un po' io, sinceramente, a trovare i punti di... Ah, bisogna andare da qua per andare di qua. Perché vedi che è tutto incasinato, no? Player, quindi a un certo punto mi sono incasinato. Da sta cosa qua del bidone, quell'altra che... È fighissimo, raga. Ok. Che paura! Certo che è un gattozzo bello tosterello, Non ha paura di niente. Non ha paura di andare su una piattaforma. Oh. Anche la porta, dai amico mio. Sei un grande. Oh. Orca. E poi è anche un puzzle game, raga, quindi bisogna fare molta attenzione. Oh cacchio! Oh! No! Mi ha ammazzato, non ci credo! La prima volta, ma come faccio? Come faccio? Oh raga, sono muertos! La prima volta che sono muertos! Ah, eccola! Allora, hackera la porta. No, per fortuna no. Eccolo lì. Fregati! Fregati! No, per fortuna no, ti fa ricominciare dal pezzettino. Adesso entriamo nel Big Don't. Fortunatamente no, raga. Allora, metto l'antenna e ci vediamo domani sera. Domani sera andiamo col mitico Gran Turismo 7, così almeno riusciamo a fare un po' di cose anche al mitico Gran Turismo 7, raga, così accontentiamo tutti. Questa è una gru. Se hai PlayStation Plus Extra o Premium, sì, è incluso nell'abbonamento. Se no sono 30 euro, 29 euro. E quella è la cosa figa del Premium. O dell'extra, insomma, che non è l'abbonamento base, è quello un pelino in più che comprende il plus, il now, scusami. No, normale no, dovresti convertire il tuo normale con pochi euro
perché credo che io ho convertito il premium con 7 euro fino a fine settembre. Porca loca! Oh no! Allora, questi lobby ci ammazzano, eh. Vediamo da dove ci fa entrare. E con pochissimi euro lo converti al premium o all'extra e riesci a... a giocarci. Io non so, se hai 3-4 mesi con 7-8 euro, 5 euro te lo fanno la conversione. Riesci a... Orca loca! Poca roba, sinceramente. Sì, calcio poco. Calcio... Oh mio Dio! Calcio poco. Seguo di più i motoristici. Quello sì. Sport motoristici! Allora, Ducati, Ferrari per quanto riguarda gli motoristici, per quanto riguarda il calcio, come ti ho detto non lo seguo, però lo zio Claudio, mio zio Claudio, lui ha sempre tenuto per la Juventus e non so per quale motivo, tanto non mi interessava il... Oh mio Dio! E tengo per la Juventus, ma non so neanche chi ci gioca, quindi ti dico la verità che non... Purtroppo musica e sport, tranne il calcio, sì. Purtroppo è questa. Forza Juve, Ferrari, Ducati, sì, sì. Comunque quello, sì, quello. Quello assolutamente. Quello assolutamente. Dopo lo sport è bello quando vincono tutti, eh. Vi ho fregati, piccoli robot! Dove sono sti scemoniti? No! Convinto! No! Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Mega Day One Edition con Stray, non so se sei ancora qui Kevin. Per dirti, no? Ho preso God of War e Ragnarok, lo devo giocare per forza al Day One Edition e non mi interessa nessun motivo, no? Ti ricordi che è stato il tuo primo follower? Mia moglie e mio figlio. Sì, sì. Il follower più vecchio, Kevin. Kevin, il mio amico. Oh, cacchio! Oh my god! Ah! Che cos'è? Dov'è che devo andare? Ah! No, non ho capito dove devo andare. Preferisco morire. E invece che ho conosciuto da più tempo, credo che sia... Lord e la Julie, credo. C-
Cioè, ma non c'è la... la melmazza adesso, eh? Quindi quando... Ok. Ah... Secondo me devo correre fin quando viene giù il robo. Secondo me. Dai, dai. Oh, no, 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 no. Cacchio. Incredibile, incredibile, incredibile. Difficilissimo. Volevo piantare su il coso e poi andare a nanna. Siamo su, siamo su perché... Oh. Guarda come si attacca, non ti rovi. Ah, ah. C'è una zanzara, ragazzi. È incredibile sta zanzara. Mi ha punto 30 volte. Ci mette una vita sto sensore. Piazza indice trasmettitore per questa antenna. Usa oggetto. Ok. Usa. No, 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 no. Usa oggetto. E vai. E vai. Uno per uno, eh. Bella. Grande Gattonzo. Guarda che vista, panorama meraviglioso. Adesso ricordo, la città era nata come un rifugio. Hai capito? Vedi che crasha e ti porta da capo. Madonna, speriamo di no. Questo rifugio per proteggersi dall'oltre. Oltre era un disastro. Speriamo di no, player. Ora non capisco come mai ricordi mi stiamo tornando altri. No, vabbè. Devo spalancare la città. Perfetto. Troviamo Momo. Oh, un altro bel ricordazzo, eh. Ok, guys. Ok, guys. Noi ci vediamo domani sera ore 21, Stray vi saluta e lo ripropongo verso fine settimana e domani sera è mercoledì, facciamo Gran Turismo 7, ore 21, ci vediamo domani sera. Grazie player, grazie a tutti, Pierpaolo, grazie a Kevin, a tutti quelli che sono venuti, Andrea stasera e Lucas. E ci vediamo domani sera, ragazzi. Grazie di essere stato con me, Kevin, player, voi fino alla fine.
grazie veramente tanto, perché mi è piaciuto tanto sto gioco e ho voluto portarvelo e stare un po' in compagnia di altri giochi, non soltanto di Gran Turismo e Formula 1. Ciao a tutti amici, buonanotte, buonanotte Play, buonanotte Kevin, buonanotte a tutti amici di Twitch, e ci vediamo domani sera alle 21, Gran Turismo 7. Ciao ragazzi!